Primo venerdì del mese ritorna puntuale il gradito appuntamento con Solidarietà Veneto e con il direttore Paolo Stefan. Buongiorno direttore. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Allora, ci può anticipare qualche cosa di come è andato il mese di maggio in termini di rendimenti per quanto riguarda i sottoscrittori di Solidarietà Veneto? Sì, qualcosina diciamo, e poi come dire, rimando tutti gli ascoltatori al solito rituale temporale, perché appunto il quinto giorno lavorativo si chiude la valorizzazione, poi la Banca Depositaria effettua le verifiche rituali diciamo sulla correttezza del calcolo del valore del patrimonio, e normalmente attorno al 10-15 del mese il sito e la app del fondo vengono aggiornati, e quindi tutti gli iscritti possono vedere l'andamento dei mercati finanziari e anche soprattutto gli effetti sulla loro posizione individuale. Detto questo, maggio è stato un mese, strano a dirsi, negativo anche questa volta, sia per un andamento incerto dei mercati finanziari, non tutti peraltro, c'è stata una differenza di così comportamento tra i mercati europei e quelli americani, ma nella sostanza si è scesi ancora un po', e per un altro scalino, diciamo un altro dente per chi è ciclista, ecco, di aumento dei tassi che si è riverberato ancora una volta sui titoli obbligazionari. Sembra, ecco, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, che rispetto ai mesi passati si stia normalizzando una situazione, il che non vuol dire che siamo tornati in positivo, no, assolutamente, resta una fase sicuramente molto delicata, ma in prospettiva probabilmente abbiamo anche modo di vedere il futuro con un minimo di serenità in più, direi. Certo, direttore, questo è un periodo credo particolarmente difficile per i lavoratori di poter risparmiare qualche cosa, vista l'inflazione alta, visto lo scarso aumento degli stipendi. Allora, si auspica un rinnovo per adeguare gli stipendi, per alzarli, no? per permettere chiaramente un maggiore potere di acquisto ai nostri lavoratori, però c'è anche il problema degli infortuni sul lavoro, perché logicamente se si sta bene si può pensare anche a questo, ad accantonare qualche cosa, altrimenti purtroppo sono problemi ancora più seri. So che c'è stato un incontro, un convegno lo scorso primo giugno appunto su salute e sicurezza sul lavoro. Ecco, qui ci colleghiamo con Solidarietà Veneto. Fra le vostre, diciamo così, prestazioni, oltre che per una pensione futura, ci sono anche le prestazioni accessorie. Quando io sottoscrivo una mia previdenza complementare con Solidarietà Veneto, posso avere la possibilità anche di alcune prestazioni accessorie. Ci dice un pochettino quali sono, direttore? Sì, beh, diciamo, ahimè, il tema degli infortuni sul lavoro è piuttosto attuale e è un arco scoperto del nostro sistema produttivo. È brutto che tocchi ritornare su questi eventi tristi. Detto questo, sì, Solidarietà Veneto non soltanto nel caso di infortunio sul lavoro, ma proprio nel caso di decesso o anche di invalidità permanente al 50%, qualora un lavoratore sia iscritto al fondo e rientri in taluni settori, poi spiego meglio che cosa vuol dire, ha diritto al cosiddetto completamento del proprio piano previdenziale a beneficio suo, naturalmente in caso di invalidità, o a beneficio degli eredi o dei beneficiari designati in caso di decesso. Mi spiego, supponiamo che disgraziatamente una persona venga a mancare all'età di 40 anni, in qualche modo, se è iscritto a Solidarietà Veneto e se rientra in questi settori, ecco che la famiglia beneficerà naturalmente della liquidazione del ammontare maturato fino alla data del decesso, questo è pacifico naturalmente, ma sarà integrata da un valore sostanzialmente pari a quello che il lavoratore avrebbe maturato nell'arco della vita lavorativa dai 40 anni in poi fino al pensionamento. Quindi immagina, tanto per dare delle cifre, il classico operaio impiegato che magari ha un netto mensile di circa 1.400 euro, corrisponde su quel duo un lordo, una RAL, una retribuzione
pensione annua lorda di 25.000 euro, si vede integrato il caso di decesso a 40 anni con più di 100.000 euro, che naturalmente fanno la differenza dal punto di vista economico fra chiaramente averli o non averli. Certo. Naturalmente questi sono interventi economici che non ripristinano la situazione ex ante dal punto di vista umano, quindi il fondo pensione qui può soltanto intervenire con i mezzi che sono dati a disposizione, ma di fatto comunque che l'intervento è significativo. Chiaramente poi più l'evento si avvicina all'età della pensione, più l'entità dell'integrazione si riduce, perché completare il piano previdenziale, diciamo, è più facile se è arrivato quasi alla fine del percorso. All'opposto, se fosse un ventenne che, ahimè, si trovasse nella situazione dell'evento, ecco che allora l'integrazione sarebbe magari di dimensione doppia. Ad ogni modo, ecco, il punto forte di questa protezione è dato dal fatto che il lavoratore non deve pagare nulla, perché nei contratti di lavoro, in alcuni contratti di lavoro, contratti nazionali, per esempio proprio dell'occhialeria, che sappiamo dell'uno è il settore, se vogliamo, predominante, ma anche delle ceramiche, anche a Belluno ci sono delle importanti aziende del settore, ceramiche, l'energia, la chimica e così via, hanno una previsione contrattuale che prevede che l'azienda versi lo 0,2% della retribuzione lorda, e questo 0,2% sono 50-60 euro l'anno per tutti i lavoratori, costituiscono il premio assicurativo collettivo che il fondo gira alla sua compagnia di assicurazione Poste Vita in questo momento, e la compagnia in caso di evento pagherà quanto dovuto. Diciamo che sono tematiche che finché tutto va bene nessuno ricorda mai, ma ahimè hanno un fortissimo impatto quando accade l'evento, insomma. Da tener conto un paio di cose in aggiunta, Claudio e ascoltatori. Non soltanto i lavoratori di questi ambiti contrattuali hanno diritto alla protezione di cui abbiamo detto, perché ci sono varie aziende che hanno sottoscritto degli accordi aziendali tra l'azienda e il sindacato e hanno stabilito per quell'azienda la stessa copertura, cioè che l'azienda paghi questo premio di cui vi dicevo prima. E si stanno espandendo, sentivo proprio la scorsa settimana in un'altra provincia, per la verità, che in alcune aziende stavano lavorando a questo tipo di progetto di welfare davvero importante, che protegge chi si trova in una situazione di difficoltà. Al limite sappiamo tuttavia che anche gli altri lavoratori, tutti gli altri, quando non hanno una copertura contrattuale che genera il premio, possono tuttavia attivare in solidarietà vendita la copertura per loro conto. Okay. E in questo caso il prezzo, il premio, viene determinato dal lavoratore stesso. Se uno si vuole assicurare per dire un milione di euro in caso di decesso, sicuramente pagherà un premio più alto. Se uno si vuole assicurare per 100.000 euro, pagherà un premio più basso, che poi è rapportato anche all'età. E nel sito del fondo c'è un simulatore che permette proprio di costruire questo tipo di proiezione per valutare l'opportunità. Conveniente rispetto al mercato, direi estrema, se posso dire, perché chiaramente andare a negoziare come fondo pensione questo tipo di prestazioni, avendo alle spalle migliaia di associati, è chiaro che si portano a casa delle condizioni che migliori. Certamente il singolo riuscirebbe a comprare. Ecco, ma direttore, mi faccia capire, io allora mi assicuro, ipotesi, no? In caso di mia premorienza per un milione d'euro, alla mia famiglia gli va subito un milione d'euro oppure in forma di rendita agli eredi? No, vanno subito, diciamo la liquidazione in questo caso è in forma capitale, quindi in caso di decesso gli eredi avranno la liquidazione in forma capitale di quanto maturato nel fondo, più ugualmente in forma capitale sarà liquidata la prestazione di cui abbiamo detto, quindi non è una rendita che si aggiunge, tutto più quelle famiglie potranno, se lo vorranno, per loro conto, trasformare queste somme in una rendita di natura durante un ciclo. Cioè, direttore, in questo particolare momento immagino ci sia un aumento delle richieste di prestazioni accessorie. Nel caso di riscatto, cioè nel caso in cui io chiamo Solidarietà Veneto e dico: carissimi, purtroppo non riesco in questo momento a versare quanto ho stabilito,
c'è il modo e come si fa? Perché voglio dire, adesso siamo tutti alle prese con proposte di cambio gestore energetico e fare delle volte alla disdetta o chiedere dei soldi sono pratiche lunghe e complesse. Con voi come funziona? Beh, allora, intanto mi ricollego al punto che avevi sfiorato precedentemente, quello dell'inflazione. Ci si sta accorgendo che i prezzi dei beni aumentano e questo forse è, come dire, l'altra faccia della medaglia rispetto a quanto accaduto negli ultimi 2 anni. Non so quanto lo ricollegherei alla speculazione sui beni petroliferi, sì, certo, vale anche quello, ma per 2 anni di fatto il sistema economico è stato inondato di liquidità per sostenere l'economia nel periodo di Covid, e questa roba ha un costo e il costo comincia a manifestarsi adesso, per cui se per 2 anni abbiamo molta parte della cittadinanza occidentale, non solo italiana, ha avuto possibilità di generare reddito e dunque di risparmiare con i prezzi fermi di fatto, quindi si è in fondo arricchita e questo arricchimento è stato generato mediamente da un aiuto di Stato, ecco che adesso sta succedendo esattamente l'opposto, per cui lamentarsi adesso che i prezzi salgono significa, bisogna lamentarsi prima per il fatto che ci mettiamo una risorsa e qualcuno le avrebbe dovute pagare. Siamo usciti con alcuni articoli di questo tipo all'epoca e il conto sta arrivando, ahimè. Ma la cosa va vista nel suo assieme. Abbiamo avuto la protezione prima e probabilmente nel complesso se non fosse stato fatto nulla forse sarebbe stato peggio. Detto questo, il risparmiatore oggi si trova ad avere, come dicevi tu, stipendi stabili e prezzi in aumento, e in effetti quello che vediamo è un aumento di richiesta di anticipazione, che tutto sommato crediamo, rispetto magari a quello che si poteva dire 10 o 20 anni fa, possa trovare maggiore accettazione nella opinione pubblica, no? Una volta si diceva l'anticipazione drena risorse che non ci saranno più nel momento in cui ci sarà da costruire la futura pensione. Però sappiamo anche oggi che il mondo del lavoro è diverso dal passato, quindi la flessibilità che è richiesta non soltanto in uscita dal mondo del lavoro, ma è reclamata, la si vuole anche nel mentre, nel durante, quindi potrebbe essere che una necessità di questo tipo si manifesta, si utilizza il fondo con anticipazione, si risolve un problema contingente e il fondo da questo punto di vista non ostacola per nulla, anzi ben venga questa disponibilità, siamo a disposizione, e dopodiché se magari nel tempo si ricrea la capacità reddituale da parte della persona, ecco che con i versamenti volontari si può ricostituire la posizione e anche reintegrare l'anticipo una volta che le risorse ci sono. Infatti questo tipo di strumento, il reintegro di anticipazioni e il versamento volontario, sta prendendo piede sempre più. Ecco, se vogliamo, rispetto a 10 anni fa, io vedo dei lavoratori molto più mobili. 10 anni fa l'idea era non toccate i soldi, tutto fermo lì, blindato, non si fa nulla. Adesso invece c'è molta più agilità, possiamo dire così, che si traduce in milioni di euro di anticipi in più rispetto al passato, non in noccioline. Quindi uno chiede di più, però dopo aumentano anche i versamenti volontari. Ecco, quindi la flessibilità, l'agilità del fondo che si adatta e risolve delle situazioni anche in queste fasi complicate. Quindi lo dico sottovoce perché se mi sento nel giro potrebbe essere letta male, ma se avete bisogno di un'anticipazione, cari iscritti al fondo, cari associati, chiamateci che siamo a disposizione e vi spieghiamo tutto, anche con la tecnologia che il fondo mette a disposizione. Ecco. Dicevi, scusa, mi stava scappando la domanda, perdonami, i tempi forse. Esatto, sì. Scusami, ma preso dai ragionamenti mi stava scappando assolutamente la domanda. Ogni richiesta di anticipazione che giunge al fondo entro il 20 di un mese, poniamo il 20 di maggio scorso, viene liquidata dal fondo l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, quindi entro il 20 maggio paghiamo il 30 giugno, la persona avrà la liquidità sul conto corrente il primo o il secondo giorno lavorativo successivo. C'è un termine massimo di liquidità pari in percentuale a quello che ho versato, direttore, oppure posso richiedere qualsiasi cifra? Beh, diciamo, io scherzando dico sempre, si può chiedere quello che si vuole, il punto è la risposta. Sì, certo. No, la legge ci impone, diciamo, di chiedere anticipazioni per spese sanitarie per prima casa nel limite del 75% della posizione individuale. Chiaramente si tratta
data di richieste replicabili, quindi se per esempio tu per i ferramenti della tua casa hai chiesto il 30% della commissione, so che fosse una commissione di 100.000 euro, hai richiesto 30.000 euro per i ferramenti della casa, c'hai cioè ancora 45.000 euro fino ad arrivare a 75 per il cappotto, faccio per dire, no? Ok. Stessa cosa per le spese sanitarie, tra l'altro sulle spese sanitarie ricordo sempre che c'è la tassazione agevolata. L'ultimo strumento sono le richieste di anticipazione per ulteriori esigenze, quindi per ulteriori motivazioni che non devo neanche motivare, quindi la classica richiesta del 30, fino al 30% della posizione per ulteriori esigenze è veramente rapidissima, perché basta entrare nel sito, logarsi sostanzialmente con le password, le credenziali, agganciare di riconoscimento, documenti fiscali, credibilità e così via. L'IBAN, perché bisogna sapere dove bisogna andare a pagare poi la persona, e la richiesta è fatta, è una cosa di 5 minuti, dunque che qualsiasi lavoratore può fare per suo conto, per anche non necessita di particolare assistenza, tanto è vero che direi ormai il 80-90% delle richieste di anticipo per un periodo residente transitano soltanto via web, non si vedono più dal punto di vista del personale del fondo. Benissimo, direttore, abbiamo terminato, ahi noi, il tempo a nostra disposizione, la ringraziamo moltissimo per queste utili informazioni che ci ha dato, le diamo appuntamento quindi all'inizio del mese prossimo per un altro numero di Solidarietà Veneto. Grazie al direttore Paolo Stefan. Grazie Claudio e buona giornata a tutti. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da Covip. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.